Buonasera a tutti, ben ritrovati, spero ben ritrovati. Siamo stati assenti un po' di giorni, un po' perché ero occupato un giorno qui, un po' perché il lunedì è la giornata che dedichiamo naturalmente alle faccende domestiche, personali, un po' tutti i giorni, ma soprattutto il lunedì. E il martedì è il nostro giorno di silenzio e anche di digiuno o semidigiuno. Oggi voglio parlarvi di un libro di un maestro, Reb Anderson, e tra l'altro ho visto in internet che in questo periodo questo maestro americano sta facendo dei ritiri online, quindi in inglese. Chi conosce l'inglese può sicuramente cercarlo, collegarsi e fare un ritiro, insomma, da degli insegnamenti, quello che si può fare online proprio in questo periodo. Il libro è Il sorriso della montagna. Non lo sapevate? Che le montagne sorridevano. E come? Alle volte sono tristi, alle volte sono cupe, alle volte sono un po' arrabbiate per tutto quello che facciamo in montagna, no? E quasi sempre, però, direi che sorridono. Insegnamenti di un maestro zen. Reb Anderson, la casa editrice è La Parola. Reb Anderson, maestro Zen, è nato nel Mississippi. Ha lasciato gli studi avanzati di matematica e psicologia per andare a studiare il buddismo Zen al San Francisco Center, sotto la guida di Shunryu Suzuki Roshi, quindi uno dei grandi maestri del XX secolo, no? Autore del celebre libro, penso non ci sia bisogno di dirlo, perlomeno per i praticanti, Mente Zen, Mente di Principiante. Nel 1970, parliamo ancora del secolo scorso, è stato ordinato monaco da Suzuki Roshi, con il nome di Tenshin Zenki. Ha ricevuto la trasmissione del Dharma nei primi anni 80, nell'83, e dall'86 al 95, quindi un lungo periodo, è stato anche abate del centro San Francisco Zen Center. Attualmente vive e insegna al Green Gulch Farm, che è un bellissimo monastero ed è una farm, non proprio come San Bogi, sarebbe bello riuscire a fare una farm qui, ma noi siamo in collina, 800 metri, quindi abbiamo l'orto, curiamo le piante, tagliamo il fieno, è una farm sicuramente, anche se in formato ridotto, e conduce ritiri sia negli Stati Uniti, negli States, che in Europa. Di cosa parla questo libro? Sono insegnamenti del Dharma differenti, vari. È nella collana, appunto, La Via dello Zen, che è una collana curata da un nostro confratello Dario Doshin Girolami, che penso chi è nell'ambiente dello Zen conosca, a Roma, e ha un centro che si chiama il Centro L'Arco. Tiene insegnamenti Zen, tiene insegnamenti mindfulness, da anni sta praticando e portando gli insegnamenti mindfulness e zen nelle prigioni. No?
Io ho preso da tutti questi insegnamenti dove c'è veramente l'imbarazzo della scelta, dei suoi insegnamenti, come sempre uno spunto per riflettere un po', no? Legato al momento in cui siamo e anche legato alla pratica in generale, naturalmente. Allora, seguitemi bene almeno nelle prime 4, 3, 7 e 3, 10 righe, poi potete addormentarvi. Perché le prime righe sono il Sutra della montagna e dei fiumi di Dogen, Eiei Dogen, Dogen Zenji. Il capitolo è il dodicesimo e si intitola Nostalgia dell'unità. Le montagne e i fiumi dell'immediato presente sono la manifestazione del sentiero degli antichi Buddha. Poiché sono il sé anteriore all'apparizione dei segni, sono la pervadente liberazione della realtà ultima. Il maestro Dokai disse: le montagne verdi sono sempre in cammino. Una donna di pietra partorisce un bimbo di notte. Se si conosce il proprio camminare, si conosce il camminare delle montagne verdi. Si dovrebbe esaminare sia l'indietreggiare che l'avanzare. Lo rileggiamo, magari vi è sfuggita qualche virgola. E non cerchiamo di capire, di dare spiegazioni, o anche sì, se volete, ma il mio consiglio quando si leggono dei testi così importanti, dei sutra, di maestri, dei patriarchi, no? Così importanti. Il primo atteggiamento non dovrebbe essere quello di capire che cosa sta dicendo. Perché? Perché se noi cerchiamo di capire il significato della parola o della frase, stiamo già mettendo la mente con la nostra conoscenza. Ma se noi stiamo leggendo per conoscere quello che non conosciamo, è inutile cercare di capirlo con la nostra conoscenza. So che sembra un gioco di parole, della settimana enigmistica, però è così, il processo della nostra mente è proprio questo, no? Quindi, in un primo momento, evitiamo di pensare le montagne e i fiumi dell'immediato presente sono la manifestazione del sentiero degli antichi Buddha. Cosa vorrà dire? Cerchiamo di ascoltare, o quando leggerete, o quando, no? Leggere le parole o ascoltare le parole e lasciarle entrare, no? Dentro di noi. Lasciamole solo scendere, perché devono andare un po' oltre a quello che noi conosciamo. Se no, se leggiamo qualcosa che conosciamo, è molto bello, molto entusiasmante. Però ci serve poco, no? Da insegnamento. Quindi è un processo mentale che possiamo benissimo fare, non è così difficile. Ascoltare soltanto la parola, no? Si dice che un libro vada letto almeno 3 volte proprio per entrare sempre di più. La prima lettura, il primo ascolto è lasciamo scivolare le parole e che vadano oltre la nostra conoscenza, no? Certo, qualcuno può dire, ma oltre la mia conoscenza non c'è conoscenza e quindi come posso comprendere queste parole? Le comprendiamo in un modo, no? Diverso, no? Come una metaparole. Le montagne e i fiumi dell'immediato presente sono la manifestazione del sentiero degli antichi Buddha. Poiché
poiché sono il sé anteriore all'apparizione dei segni, sono la pervadente liberazione della realtà ultima. Il maestro Dokai disse: le montagne verdi sono sempre in cammino. Una donna di pietra partorisce un bimbo di notte. Se si conosce il proprio camminare, si conosce il camminare delle montagne verdi. Si dovrebbe esaminare sia l'indietreggiare che l'avanzare. E Yei Dogen, Sutra delle montagne e dei fiumi. Vediamo che spunti ci dà di riflessione Reb Anderson su questa parte del Sutra delle montagne e dei fiumi. Mi è stato detto, ma non lo so con certezza, dice, che voi siete come me, cioè che siamo uno. Se potessi parlare al posto vostro, direi che avete una profonda nostalgia dell'unità, un profondo impulso a ritornare al vostro volto originale, quello che avete prima che nascessero i vostri genitori, quello che avevate prima che nascessero i vostri genitori. Questi sono degli spunti tratti da dei koan, sono poi le domande principali, essenziali nella pratica dello Zen, no? Un tornare alla nostra unità, spinti da questo desiderio, da questo impulso, no? Di tornare appunto al volto originale, la mente di Buddha, l'essere Buddha, il corpo di Buddha, cioè il proprio sé originale, quello che avete prima, che avevate prima che nascessero i vostri genitori, no? Questo è un koan. Che volto avevi prima che nascessero i tuoi genitori? La domanda naturalmente sottintende, se tu non fossi nato così come corpo, chi eri? O al di là del tuo io, prima che nasca il tuo io o che si manifesti il tuo ego, chi sei? Il sutra appena citato parla delle montagne e i fiumi dell'immediato presente. Come tornare all'immediato presente? Le montagne dell'immediato presente sono il sé anteriore all'apparizione dei segni sottili, cioè il nostro essere primordiale, vogliamo dire, originario. La vostra esistenza nell'immediato presente è il sé anteriore all'apparizione dei segni, cioè stare nel presente, no? Essere il presente è questa che si dice volto originario prima della nascita dei tuoi genitori. È vero che qualcuno in un commento leggevo su Facebook, no? Citava Carlo Rovelli, Carlo, no? Mi sembra Rovelli, e diceva che appunto il presente di per sé non esiste, in quanto la mente è sempre proiettata al futuro, perché è impossibile stare nel presente, diversamente noi non ci saremmo. Il punto, come giustamente chiudeva il commento, non mi ricordo chi, se no lo ringrazierei dello spunto di questo commento, il punto è andare al di là, andare oltre nel concetto di tempo. E quindi usiamo la parola presente perché dobbiamo usare delle parole, perché come esseri umani comunichiamo con le parole. I fiori comunicano diversamente, tutti gli animali comunicano diversamente.
noi comunichiamo con le parole, attribuiamo dei significati, anche se temporanei, alle parole e intendendoci sul significato temporaneo di quella parola, costruiamo naturalmente una frase e un concetto. Per cui usiamo la parola presente, ma quando nello Zen si usa la parola presente vuol dire andare al di là del tempo. Non è futuro, non è passato e non è presente, tant'è che un koan tratto da un sutra dice: con che mente mangerai questo cake, questo biscotto? La mente passata è passata. La mente futura, quindi il tempo futuro, deve ancora venire e non può mangiare questo biscotto. Il tempo presente, il momento che lo sto enunciando, non è già più. Quindi per presente si intende l'aldilà del tempo, oltre il concetto del tempo. Quando cerchiamo di recitare l'unione della differenza e dell'unità, durante la recitazione del mattino, dopo i sutra solitamente, a volte ci sono grandi differenze di tono tra le nostre voci. Avrete sentito chi ci segue quando recitiamo i sutra, uno alta, una bassa, no? Una va un attimo più in là, una rimane indietro, questa differente sinfonia che crea anche la sua bellezza poi, no? L'idea di unità per molti è tutti uguali, uguaglianza, bellissima socialmente, no? Siamo in cammino, ma molto lontani, ahimè, per quello, ma il concetto di unità non è che siamo tutti uguali, pensiamo tutti uguali, mangiamo tutti la stessa cosa, vediamo la società e le cose migliori da fare per la società nello stesso modo. Non è questo il concetto di unità spiritualmente, né tantomeno nello Zen, anzi, no? In alcune cose, non in tutte, purtroppo, ma in alcune cose la grande diversità è una grande ricchezza, ma al di là della perdita o del guadagno, la diversità è la diversità, no? Nell'unità, ma è la diversità del relativo. Quando sentiamo la dolorosa differenza, aneliamo all'unità. Alcuni di noi, nel tentativo di produrre l'unità, cioè questa idea, no, non chiara di unità, non fanno altro che aumentare invece la differenza. Se voglio realizzare, no? No, questa unità vuol dire che non mi sento nell'unità e quindi ho già creato la differenza tra quello che penso che sia unità e quello che io penso che non sia unità. Ho già creato una discriminazione, no? Ho già creato una scissione, ho già creato tempo. È assai scoraggiante cercare di trasformare la differenza in unità. Ma nelle montagne, nei fiumi, nell'immediato presente, ricordiamoci cosa abbiamo detto, cosa si intende per immediato presente, differenza e unità si fondono. Qualunque cosa desideriamo è qualcosa a cui vogliamo essere ricongiunti. Tutto ciò che vediamo, udiamo e tocchiamo è ciò a cui vogliamo essere ricongiunti. Questo ricongiunti è il motivo per cui ho preso spunto, no? Di questo capitolo, per leggervi questo capitolo. Mi piace molto questa idea di ricongiungerci, no? In fondo, quello che noi stiamo facendo nella pratica dello Zen è proprio ricongiungerci, no? Alla nostra natura originaria, al nostro essere, a quello che siamo, no? Originariamente. È questo desiderio di ritornare a noi stessi, di ricongiungerci
con noi stessi, che è la pratica. È molto bello avere nella mente questa idea di ricongiungermi a me stesso, no? Questa scissione tra il mio io e la mia natura originaria, no? Poi potremmo sicuramente discutere su questo, che non esiste un io separato, perché anche il mio io fa parte della natura originaria, il mio ego anche, e così, così, così. Ma allora non potremmo iniziare a parlare, no? E a pronunciare nulla, staremmo zitti e non aiuterebbe la nostra mente al silenzio, no? Quindi, parliamo di ricongiungerci, non vuol dire voler essere l'unità, no? Ma ricongiungerci a noi stessi, no? Lo possiamo vedere anche nella vita di tutti i giorni, ricongiungerci alle nostre qualità interiori, al nostro essere, anziché al nostro non essere noi stessi, eh? Anche se nello Zen si continua a insistere questo non essere, non essere, mettiamolo in positivo, no? Il nostro essere, no? Noi vogliamo non essere, eh? Vogliamo essere noi stessi, veramente, ricongiungerci a noi stessi, eh? Non è un atto volitivo, egoico, no? L'essere, eh? Di imposizione del mio io, vuol dire essere la natura originaria. Quindi, no? Smettiamolo un po' con questo non essere, non ottenimento, con tutto questo aspetto negativo, no? Giriamolo in positivo, eh? L'ottenimento, lo spirito di ottenimento è realizzare la natura di Buddha per poi rendersi conto che è già tutto realizzato, certo, no? Ma il cammino è importante, come in questo caso, no? Essere la natura di Buddha, essere noi stessi, non essere. Perché questo non essere ha dato adito veramente moltissime volte a questa rinuncia dell'essere se stessi. Non c'è peggior cosa che rinunciare di essere se stessi. Diventa un aspetto ascetico, diventa quello che il Buddha ha rifiutato, ricordiamoci. Qualunque cosa desideriamo è qualcosa a cui vogliamo essere ricongiunti. Tutto ciò che vediamo, udiamo e tocchiamo è ciò a cui vogliamo essere ricongiunti. Tutto ciò di cui facciamo esperienza è qualcosa da cui siamo separati. Voltarsi, arretrare, questa è la pratica. Una volta fatto un passo indietro, naturalmente facciamo anche un passo avanti. Ma prima di arretrare non sappiamo però come fare. Noi siamo stabili, non siamo soddisfatti. Quando facciamo un passo indietro rispetto al mondo, lo facciamo rispetto al posto in cui siamo. Ma se abbiamo la minima riserva sul posto in cui siamo, non possiamo indietreggiare. Quando voi e io siamo disposti a stare proprio qui, proprio ora, con tutto il cuore, possiamo fare un passo indietro. Io lo dico sempre, no? La pratica dello Zen, mi fa piacere, non mi ricordavo di questo suggerimento di Anderson. Dico sempre, bisogna fare un passo indietro, no? Bisogna fare un passo indietro al nostro io, al nostro ego, no? Inteso, che è quello che offusca, che annebbia il nostro percorso e che annebbia la nostra mente e che annebbia il nostro vivere sociale e che annebbia il nostro vivere spirituale. Quindi fare questo passo indietro è veramente molto importante, perché è come guardare le cose, no? Se faccio un passo indietro ho una visione generale di tutto quello che sta accadendo e di quello che accade e di come si muovono le dinamiche per causa ed effetto.
invece non faccio questo passo indietro e sono sempre sotto con la mia mente, presente con la mia mente, mi sarà difficile vedere che cosa sta succedendo nel presente e quindi stare nel presente. Sto dando espressione a un cuore in pena. Il mio cuore è come acqua che cerchi di tornare all'oceano, questo ricongiungersi. Se riesco semplicemente ad accettarlo, è abbastanza. Può darsi che arrivi una risposta a tutto questo. La risposta può essere: lascia andare, torna a casa, dammi una mano. Può darsi che otteniate una risposta e questa risposta va bene. Ma non smettete di domandare che cosa mi chiede, che cosa mi chiede la pratica? Nello Zen c'è una parola che veniva, oggi si usa meno, ma che veniva usata per i monaci, poi insomma anche per i novizi, ma in generale per i monaci, no? Ed è unsui. Unsui è nuvola e acqua, sui è acqua. Allora, un'interpretazione di questo termine, unsui, è che il monaco non deve avere radici e deve essere come la nuvola, no? Portata dal vento e come l'acqua che abbraccia tutto. Bene, molto bella sicuramente, ma io vorrei dare un'altra interpretazione a questa parola, no? Soprattutto per chi pratica, e quindi è unsui, che poi sia monaco ordinato o no. Acqua, nuvola e acqua, vuol dire che noi dobbiamo praticare, siamo delle nuvole che possono sicuramente stare al sole e muoversi spinte dal vento e questo è molto bello, ma in alcuni momenti noi siamo delle nuvole piene di pioggia, cioè di acqua, perché nuvole ed acqua, unsui non vuol dire nuvola, vuol dire nuvola ed acqua, no? E quindi dobbiamo essere delle nuvole cariche d'acqua e a un certo punto rilasciano questa acqua, è nella nostra pratica, lasciamo l'acqua, l'acqua scende, penetra nella terra, diventa, no? Terra e permette di far fiorire i campi, di far fiorire l'erba, di far fiorire l'orto, di far fiorire la nostra pratica spirituale. L'acqua scende, riempie nuovamente, no, i fiumi e torna al mare. Evapora, riforma le nuvole cariche d'acqua, unsui, che a loro volta non se lo tengono per sé. Ci saranno momenti in cui vanno in cieli azzurri, bianche, come oggi qui, una giornata stupenda, benissimo, quello è la propria pratica, ma poi questa pratica va portata agli altri. Dobbiamo far sapere al mondo che stiamo praticando, dobbiamo far sapere al mondo che c'è una pratica che può essere di aiuto, questa è la via del Bodhisattva, eh? Per tutti gli esseri, non soltanto nel sociale, nel cambiare le cose, che sono gli insegnamenti del Buddha, ma anche nell'aspetto e nell'aiuto, nella ricerca, quella che chiamiamo spirituale. E quindi a un certo punto mi trasformo da nuvola, mi trasformo in acqua e l'acqua scende, penetra nella terra e sta nella terra e nutre la terra e poi ridiscende l'acqua dalla terra e forma i fiumi e i fiumi tornano al mare e il mare torna nuvola e la nuvola torna acqua e l'acqua ritorna alla terra. Questo
Questo è l'impegno del Bodhisattva, non è starsene a girare su una nuvola come nuvola bellissima, magnifica, piena di conoscenza, di realizzazione. Il Bodhisattva è la persona che nella tradizione si dice rinunci al nirvana per aiutare tutti gli esseri. Quindi rinuncio a essere nuvola, no? Perché la mia parte, la mia pratica acqua, deve ritornare ad essere acqua e ritornare a bagnare la terra. E questo dobbiamo portarlo come pratica, portarla nel mondo, nella quotidianità. Dobbiamo saper far sapere al mondo che c'è questa possibilità, questa pratica. Questa è la via del Bodhisattva, non è starsene chiuso in una grotta o in una stanza, aspettando che si apra il 4, che non sarà per noi come praticanti, il 4 maggio, ma il 12 maggio, 12 giugno, agosto, aspettando finalmente di riaprire le sale di meditazione perché le persone vengano a meditare con noi e allora lì faranno la pratica spirituale. La via del Bodhisattva è nuvole e acqua. Questo è quello che pensiamo noi e dobbiamo far sapere al mondo sempre di più. Dobbiamo portare il nostro piccolo contributo come praticanti al mondo attraverso l'acqua, che è attraverso la nostra pratica, attraverso il Dharma, attraverso il Sangha. Potreste pensare, dice Reb, perché il giro, perché mi dimentico sempre il nome, no? Ho in mente Anderson, ma insomma il suo nome è importante, o da monaco, giustamente da maestro, Ten Shin. Anche noi abbiamo un Bodhisattva che corrisponde al nome di Ten Shin. Potreste pensare che vi stia dando delle spiegazioni, ma in realtà sto solo esprimendo me stesso. Quello, grazie, 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 Reb Anderson, è quello che dico sempre, no? Siamo qui a leggere non per dare spiegazioni, non per dare insegnamenti, non per commentare quello che sapientemente dice Anderson, no? Ten Shin non ha bisogno certo dei miei commenti, ma per esprimere noi stessi, io sto esprimendo me stesso attraverso, grazie, Ten Shin. I cuori sono destinati a vivere, sono fatti per questo. Ci sono circa 80 persone, e qui porto un esempio molto bello di come utilizzare, no, anche gli aspetti più difficili della nostra mente in una pratica. E questo, come sempre, no, la ruota del Dharma vuol dire che tutto gira. E va nei posti giusti, speriamo, perché questo che sto leggendo è quello che potrà succedere quando riapriremo, no? I monasteri, i dojo, no? Le sale, di meditazione. Qui è riferito a una session, ma sapete sicuramente trasportarlo a quello che potrà succedere. E coglierlo come insegnamento, come spunto di pratica. Qui dice: ci sono circa 80 persone in questa session e siamo tutti stipati in una sola stanza. Non c'era il coronavirus. Quindi purtroppo alcuni dei posti a sedere non sono un granché. È successo e succede anche da noi quando siamo in numeri così elevati, no? Magari 80 qui proprio non riusciamo, no? Ma è capitato, insomma, più di 70 persone quando siamo sedute nello zendo, non tutte hanno il posto in prima fila, no? Come quando andiamo a teatro. Quindi purtroppo alcuni dei posti a sedere non sono un granché. Alcune delle persone che hanno ricevuto un cattivo posto sono state trasferite
in altri cattivi posti, no? Perché poi si cerca sempre il posto giusto e, come sempre succede, per la legge Zen, no? La legge di Murphy, stai scomodo in un posto, sei, non stai bene in un posto, pensi di andare in un altro ed è ancora più scomodo, ma l'altro ormai non c'è più, è stato occupato l'altro posto, no? Cerchi di fare una cosa, poi ti accorgi che, ahimè, è andata peggio, ma ormai l'hai fatta e non riesci più a tornare indietro, no? Non è più libero l'altro posto, ormai le cose sono andate avanti, causa ed effetto, no? Nella nostra vita, causa ed effetto in questo periodo, non torneremo più indietro come prima, no? Alcune delle persone che hanno ricevuto un cattivo posto sono state trasferite in altri cattivi posti. In questo momento sono in nuovi cattivi posti, grazie però alla compassione delle guide della pratica, che hanno voluto spostarli, no, in posti migliori su richiesta di questi praticanti, e invece il posto era peggiore. I nostri cuori sanguinanti sentono il vostro disagio. Vogliamo farvi sentire meglio, dice Tenshin. Non abbiamo intenzione di infliggervi dolore mettendovi dietro gli stipiti, quasi addosso alla parete, gomito a gomito con persone che non vi piacciono. Non ne abbiamo l'intenzione, ma nella nostra stupidità può darsi che vi stiamo facendo comunque forse una grande gentilezza, dandovi l'opportunità di praticare la mente grata. Siete in una situazione, una dolorosa situazione, in cui le cose sono ben diverse da come vi aspettavate. Molti stanno facendo esperienza di dolore, quasi più intenso è dolore emotivo, quasi più intenso del dolore fisico che stanno provando alle gambe o alla chiusura di 40, 50, due mesi che si ha. A motivo del posto loro assegnato. Uno studente avanzato, in effetti, è uscito dallo zendo quasi di corsa per via del posto assegnatogli. Non appena ha cercato di svignarsela, i poteri soprannaturali, ironico, mi piace Tenshin, i poteri soprannaturali delle guide della pratica l'hanno trasferito in un posto diverso. Ora sta seduto, del tutto immobile e tranquillo, al suo posto peggiore di prima. Altri non hanno ottenuto un cambio e sono stati ancor più fortunati, perché la loro terribile situazione ha subito una svolta. Come hanno fatto? Vedete se non sta parlando di noi in questo momento, no? Come hanno fatto? Come sono passati da questo è intollerabile a o come sono grato? Come è accaduto? Le assegnazioni dei posti sono meravigliosamente opportunità per cambiare, relativamente facili se paragonati ai rapporti personali con gli esseri. I nostri cuori sanguinano, vogliono voltarsi verso gli altri, vogliamo essere ricongiunti gli uni con gli altri, ma abbiamo bisogno che l'altro ci aiuti. Per un motivo o per l'altro non possiamo unirci da soli agli altri. Poiché l'altro può farci un segno d'intesa, noi lo aspettiamo. Diciamo, non crederò che mi vuoi bene se non mi fai un segno d'intesa. Fallo, ti prego,
Non crederò che senti lo slancio del mio cuore per te finché non risponderai col tuo cuore, col tuo slancio. Non crederò che hai fiducia nella mia mano tesa finché non la prenderai. Unsui, nuvole e acqua. Queste sono le istruzioni vere di pratica e le troviamo in molti luoghi, come dice Shakespeare nell'Amleto. Orazio, per il giorno e la notte ciò è davvero assai strano. E Amleto, allora come a uno straniero dagli il benvenuto. Ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio, che quante non ne sogni la tua filosofia. E noi aneliamo a ricongiungerci. Come esprimere il mio anelito a ricongiungermi? Con la bocca lo esprimo, con il corpo pongo la domanda. Cosa mi chiedo veramente? Reb Anderson, Ten Shin Zenkei, Il sorriso della montagna, insegnamenti di un maestro Zen, edizione La Parola.